Bene ragazzi, sono Gisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force. Continuiamo. Che... what? Yeah. Iniziamo bene. Oh. Che ne dici di tornare a scuola? Stavo pensando di assegnarti un ruolo, per la recita ovviamente. Non riesco a dormire. Se hai voglia di parlare, sai dove trovarmi. Spero che ci rivedremo. Non riesco a dormire, la scuola mi tedia. Un nuovo io, ci riuscirai Geo. Mettiamocela tutta. Un nuovo io. Lo so. Adesso ho capito, Sonia. Non posso continuare così. Devo cambiare. Papà, ho deciso di fare un passo avanti nella mia vita. Voglio provare ad andare a scuola. Qualche giorno dopo. Ho chiamato a scuola per avvertirti. Ma, Geo, sei davvero pronto? Sto bene, mamma, non devi preoccuparti. Ok, vado. Chissà come saranno i miei compagni. Spero che non siano tutti come la capa. Minchia del mondo. Che ansia. Ragazzi, ho un'ottima notizia per voi. Vi presento il vostro nuovo compagno. Entra pure. Vi presento Geo Stella. Da oggi verrà a scuola anche lui. Spero che voi tutti gli diate il benvenuto. Bene Geo, saluta la classe. Ciao, sono Geo Stella. Piacere di conoscerti. Applausi, applausi, applausi. Ehi là, piacere. Sì. Signor Shepard! Sì, Luna? Anch'io avrei una notizia da darvi. Geo ha accettato un ruolo nella nostra recita. Sì, proprio quel ruolo lì. Sbiglio. Quel ruolo? Pensi davvero... ma sarà poi così importante quel ruolo? Va bene, calmatevi ora. Potete parlarne durante le prove oggi pomeriggio. Intanto troviamo un posto per Geo. Perché non ti siede a quel banco vuoto? Sì, signore. Ehi, Geo. Ah, ciao, Matt. Sono felice di rivederti. Sì, già, anch'io. Allora, iniziamo con la prima lezione. Signor Shepard, ci racconti una storia divertente. Ma Bud, ve ne ho già raccontate tante ieri, ricordi? Erano anche abbastanza spaventose. Ma Geo è qui con noi, quindi potrei sempre fare un'eccezione. Va bene, chiudete i vostri libri, ragazzi. Urrà! Sì! Chiudere i libri? Le lezioni del signor Shepard... le lezioni del signor Shepard non sono le solite. Usiamo pochi libri, ma ci racconta sempre storie molto interessanti. Wow! Il signor Shepard dice sempre che i ragazzi non dovrebbero solo imparare a studiare. Ha ragione. Ok, vi racconterò una storia sulle Brother Band. Sapete tutti cos'è una Brother Band? Ah, meno male, non dovevo risolvermi la spiegazione. Oh, in altre parole... anche se siamo molto successo, non bisogna mai dimenticare l'importanza dell'amicizia. Ecco che cosa rappresenta la Brother Band. È già andato un'ora, eh. Che tempismo! Bene, la mia storia è finita. Divertetevi un po' durante la pausa. Ecco come una lezione, davvero interessante. Se l'avessi saputo prima ti avrei trascinato qui molto prima. Non pensavo che avrebbe interessato te. E poi iniziarono le lezioni al pomeriggio. Perché c'è Luna? Questo pomeriggio ci sono le prove, perciò sbrigatevi tutti a prepararvi. Ci vediamo alla palestra. Riprendiamo dove ci siamo fermati ieri. Oggi faremo una prova senza i costumi. Forza, iniziamo!
Scena 35, compare Mega Man. Azione! Fermo lì, uomo mucca! Ah, è Pat che fa Mega Man. E Bud fa uomo mucca. Tu chi sei? Bud è uomo mucca e Pat è Mega Man. Quindi i ruoli sono questi. Ogni volta che servirà aiuto, io ci sarò. Sono Mega Man, il Blue Bomber. Non mi assomiglia per niente. Sei diventato tutto rosso, Geo. Stop! Ancora registrato. Bud, così non va. Devi cercare di essere più mostro. Ma io sono una persona. E allora? Zack, le luci non vanno bene. Non sei entrato a tempo, sei in anticipo. È così esigente. Stavo solo pensando. Cosa? Non ti sembra che Mega Man sia troppo perfetto? Hai un problema con il mio copione? Voglio dire, ogni volta che servirà aiuto io ci sarò? Non penso che neanche Mega Man abbia tutto quel tempo libero. No, lui c'è sempre. Lo so e basta. Certo che si fida proprio di te. Ah giusto, a proposito del copione, io che parte ho? È vero, quasi dimenticavo. La tua parte? Dai, che parte abbiamo? What? What? Sei perfetto, lo sapevo! Cosa? Questo è il famoso ruolo! Quello che devo fare per forza io! Mi hanno ingannato! Mi hanno fatto diventare un albero, non ci credo! Ok, per oggi abbiamo finito. Domani ci sarà un'altra prova. Preparatevi! Ma che prova dovrei fare? Io faccio l'albero! Preside Loud! Vorrei parlare un attimo con lei. La prego di seguirmi. Sì, signore. Di cosa mi voleva parlare? Le sue lezioni, come al solito, non seguono il programma di questa scuola. Questo non è il primo avvertimento. Se mi permette un commento, preside, non sono affatto d'accordo con il programma di questa scuola. Sono sicuro, signor Shepard, che lei sa quali sono i miei obiettivi come preside. Questa scuola deve diventare tra le migliori. In tal modo si iscriverebbero più studenti e potremmo anche alzare le tasse scolastiche. Mi stai dicendo che questo le crea problemi? Lo studio è importante, ma molte altre cose sono altrettanto importanti. Sarà tutto inutile se questi ragazzi imparano soltanto a studiare. Lei parla di ideali, ma se i voti non sono sufficienti, gli studenti potrebbero trasferirsi in un'altra scuola. Mi sbaglio? A proposito del programma, lei non ha approvato l'uso di questo. L'onda studio? Sì, il mio osso è nella manica. Mi permetterà di trasformare questa scuola in un istituto migliore. La trasmissione di questa onda studio può raggiungere ogni aula della scuola e l'onda trasmessa stimola l'attività cerebrale di ogni studente. Ogni classe, a parte la sua naturalmente, ha dato ottimi risultati. I ragazzi dovrebbero imparare dai professori, non dalle macchine. E non sappiamo ancora quali effetti negativi l'onda studio abbia sul corpo umano. Questo non è bello. Se viene usata in giusta dose, andrà tutto bene. Senta, voglio che inizi immediatamente a usare l'onda studio nelle sue lezioni. Se non lo fa, se ne pentirà. Ci sono molti altri insegnanti competenti. I soldi le servono per vivere, no? Questa è la realtà, perciò rinunci ai suoi ridicoli ideali e impari ad adattarsi. Non posso. Meglio essere licenziato che insegnare solo per alzare la media dei voti. Però, se venissi licenziato... Papà! Sono tutti uguali nel notare. Papà, vieni a giocare con noi. Che ne sarà dei miei figli? Dove troverò i soldi per crescerli? Come padre ho dei doveri, però... Signor Shepard! Anche dei doveri verso gli studenti. Anche loro sono i miei ragazzi. Non voglio crescere ragazzi che non sappiano fare altro che studiare. Ah! Sti dilemmi! Cosa devo fare? È un vero dilemma.
Chi ha parlato? C'è qualcuno? Oh, FM. Dai, pensa al tuo dilemma sulla mia bilancia. Che cosa sei tu? Chi sono non ha alcuna importanza. Il tuo problema è molto più importante, no? Come facevi a sapere che avevo un problema? Io so molte cose. Ah, sì, sono in un bel pasticcio. È meglio seguire i miei ideali o essere realista? Questo problema non lo devi nemmeno pesare. La risposta è ovvia. Devi scegliere la soluzione più equilibrata per te e ascoltare i tuoi superiori. Ma guardala in questo modo. Non ti trovi molto bene in questa scuola? È che... Bisbigli. Che cos'ha quel tipo? Cose più importanti dei libri? Bah, dobbiamo insegnare ciò che è sui libri. Cerca solo di essere moderno con i ragazzi. Bisbigli. Ma io non la vedo così. Sono ideali belli. Ti senti ignorato dagli altri? Professore, non è così? E tu come lo sai? È il destino degli idealisti. Cosa dovrei fare? Non avete un proverbio sulla terra che dice si martella per primo il chiodo che sporge? Non è proprio questo che sta succedendo? Sembra un modo intelligente di fare le cose. Cioè? Non l'ho capita. Il mattino dopo... Grumble, penso che sia uno sbadiglio. Ok, sarà meglio andare a scuola. Però, ragazzi, per oggi ci fermiamo qua. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Mi sento male. Eh sì, io mi sento peggio di te. Perché lo sto giocando? Dai, perché non vai avanti? vado avanti. Dove devo andare poi? Andiamo a sud, al sud non abbiamo ancora cercato niente. Un cancello. Apriamolo. Noi abbiamo una chiave, puoi aprire tu. Sì, puoi aprire. No, devo iniziare qualcosa per rompere. No! Cazzo! Guarda! Slenderman!